un piccolo di coleottero. Esplora il territorio. Per lui è tutto così nuovo. Chissà se è un maschio o una femmina. Appena ha capito che c'era un pericolo per lui, si è avvolto su se stesso. E adesso, ecco, furbescamente riparte. È proprio intelligente. Fa parte della sua sopravvivenza. Se vogliono sopravvivere ai predatori, devono fare per forza in quel modo. La natura è proprio vero. Li ha resi forti per questo. Ha dato loro ogni cosa per sopravvivere. Un po' come a noi uomini, come a noi esseri umani. La natura ci ha dato tutto perché possiamo sopravvivere. È proprio una bella creatura. Fa gli esercizi. Esplora. Guardate quanto è curioso. Ha scelto di passare la notte sopra una piccola foglia. E un'altra foglia lo protegge. Una bella formica nera. Di solito le formiche stanno in gruppo. Questa invece preferisce starsene da sola. Esplora il suo territorio. In cerca di che cosa? Guardate più in alto, c'è qualcosa che si muove. Chissà che non sta cercando quella larvetta. Vedete lì in alto? È a caccia. All'ingresso del formicaio c'è una sentinella. Ecco, anzi due sentinelle. E adesso ne escono altre. Perlustrano il territorio. Qui ce ne sono di più. Da questa piccola fessura nel terreno fuoriescono le sentinelle delle formiche. Al crepuscolo le formiche è come se cessassero la loro frenetica attività quotidiana. Avranno lavorato tantissimo per tutto il giorno. Adesso sembra che si riposino. Ma le formiche non riposano mai. Poi queste saranno delle operaie. O delle guardie. All'ingresso di questo altro formicaio ci sono altre sentinelle. Loro capiscono che sta per calare la notte. Resteranno a guardia della loro tana, del loro formicaio, fino al giorno successivo, quando si inizierà di nuovo a lavorare freneticamente, alle prime luci dell'alba. Ma le formiche come fanno a difendersi? Esseri così piccoli, come possono competere con predatori più grandi? Le formiche producono acido formico,
specialmente quelle rosse, hanno un vero e proprio serbatoio, un quinto del loro corpo. Sì, le formiche usano l'acido formico per difendersi da eventuali predatori. Credo anche che l'acido prenda il nome proprio dalle formiche. L'acido formico è un acido urticante. Urticante significa qualcosa che dà fastidio, di insopportabile. E questo penso serve a far scappare via i predatori, anche quelli più grossi. Ma esiste un predatore che le formiche temono di più? Esiste un grosso predatore delle formiche. Si chiama il formichiere. Il formichiere è gigante. È detto anche orso delle formiche. Un altro nemico delle formiche è il formicaleone. Vedete queste due piccole zanne che fuoriescono dalla sabbia? Ora vi faccio vedere che succede. Ecco qua. Ha preso la sua preda. Formiche, siete avvisate. Attenzione al formicaleone. Il pericolo è sempre in agguato. Guardate qua quante trappole. In ognuna c'è un formicaleone che aspetta le sue prede. Ma le formiche saranno intelligenti da non caderci dentro?